Non solo Roma. Le notizie dalla regione con Elisa Mariani. Buongiorno e bentrovati ad un nuovo appuntamento di Non solo Roma. Tutta l'informazione e l'approfondimento giornalistico sulle notizie che riguardano la nostra capitale e anche la nostra regione Lazio. Bene, partiamo con un tema ambientale oggi perché WWF, Greenpeace Italia, Legambiente, Marivivo e MedRict hanno espresso forte preoccupazione per la recente proposta di aprire una pesca a strascico sperimentale, tra virgolette, come risposta all'emergenza Gran Blu, di cui si è parlato tantissimo proprio quest'estate. Una risposta all'emergenza che è, secondo le associazioni e gli esperti, un ingiustificato ritorno al passato. Infatti, il divieto alla pesca a strascico è stato introdotto dall'Unione Europea nel 2006 per il suo forte impatto nelle zone costiere. Indubbiamente la presenza dell'esemplare nelle nostre acque sta causando diverse problematiche sia dal punto di vista economico ma soprattutto ambientale. Eppure, secondo gli esperti, la pesca proprio a strascico in questo caso ne causerebbe molti di più. Tutto sta dunque nel trovare la famosissima via di mezzo. Ne parliamo nel dettaglio con Francesco Tiralongo del Comitato Scientifico di Mare Vivo. Buongiorno Francesco, ben trovato a Non solo Roma. Buongiorno Elisa, grazie per l'invito. Questa storia desta non poca preoccupazione a noi ricercatori, perché questa attività di pesca consentita sotto costa, cioè consentirla sarebbe, da un lato non sarebbe sicuramente la soluzione al problema, perché comunque andrebbe a impattare su una piccola parte dell'habitat occupato della specie in un determinato periodo, e inoltre non sarebbe assolutamente un attrezzo selettivo, quindi non andrebbe a impattare in modo... Perdonami se ti interrompo, magari molti dei nostri telespettatori potrebbero non sapere che cosa si intende per pesca a strascico, puoi spiegarci magari brevemente? Sì, in poche parole la pesca a strascico tradizionale, cioè quella che si vorrebbe consentire, è una rete che viene trainata da un'imbarcazione che ha una certa potenza motori, quindi questa rete viene a contatto con il fondo e tramite due grandi divergenti ne viene garantita la sua apertura in senso orizzontale, mentre l'apertura verticale viene garantita da una lima dei piombi che sta alla base e una lima dei sugheri che sta in superficie. In poche parole sarebbe una sorta di sacco appesantito che viene proprio strusciato, strascicato sul fondo, andando a catturare un po' tutto quello che si trova, inoltre impattando anche dal punto di vista fisico sul fondale marino stesso. Certo, e quindi va ad impattare, ecco, come giustamente hai detto tu, molto l'ambiente e soprattutto la costa, no? Se non vado proprio... Sì, assolutamente, appunto, non è un attrezzo selettivo che andrebbe a catturare il granchio, anzi probabilmente in molte cali i granchi non ce ne sarebbero affatto, ma ci sarebbe tanta altra diversità che sarebbe impattata senza motivo, diversità che certo. Già ha i suoi problemi, insomma, di sfruttamento da vari attrezzi di pesca, strascico incluso, anche quando opera nella legalità, purtroppo non è certamente un attrezzo selettivo perché cattura un po' tutto quello che ci sta, quindi bisogna stare molto attenti quando diciamo pescare il granchio blu. Noi siamo i primi che ne abbiamo promosso la cattura e il prelievo proprio a causa dei danni che sta facendo all'ecosistema, all'economia della nostra nazione, però è molto importante andarla a fare con attrezzi idonei e selettivi per la cattura del granchio. Ad esempio, anche questo, all'interno... Allora, prima di andare alle vie di mezzo, no, che ovviamente voi associazioni e ricercatori proponete, possiamo spiegare nuovamente ai nostri telespettatori quali sono i danni che sta apportando il granchio blu al nostro ecosistema, ma anche, mi sembra, anche alla nostra economia in un certo senso, no? Poi di conseguenza. Assolutamente sì, purtroppo il granchio blu, che ricordiamo ci troviamo davanti a una specie aliena invasiva
origine atlantica che ci troviamo qui sempre a causa nostra, non è arrivata qui dal nulla. È una specie estremamente aggressiva nei confronti delle altre specie. È una specie opportunista, quindi mangia un po' di tutto. Quindi è facile pensare come può avere e sta avendo un impatto negativo sull'ecosistema, sia andando a competere con le specie autoctone per le stesse risorse trofiche, sia andando direttamente a predare le nostre specie, quindi causando in alcuni casi anche a livello locale l'estinzione, ad esempio, del nostro granchio autoctono, il granchio Sì. di estuari, il Carcinus estuari. Ovviamente, quando il granchio blu arriva in una zona vocata alla venericoltura, quindi all'allevamento delle vongole, quale è appunto l'area del Delta del Po, è facile che trova una grande e semplice disponibilità di cibo, ovvero le vongole, che riesce a predare in modo molto efficace, ed è quello che sta succedendo ed è successo purtroppo, causando ingenti danni economici a queste attività. In molte zone, l'ho visto personalmente, la predazione delle vongole è arrivata al 100%, quindi praticamente Wow. tutte le vongole della zona erano predate, erano uccise dal granchio blu che appunto se ne nutre. Certo, e qui veniamo alla questione centrale, no? Cioè il trovare la via di mezzo, che ovviamente voi associazioni e ricercatori avete proposto. Cosa proponete? Sì, noi allora intanto la via di mezzo, più che via di mezzo, si tratta anche di trovare la via adatta alla situazione, perché il contesto italiano in cui la specie è presente è diverso e varia da regione a regione. Intanto, ad esempio, appunto nelle zone del Delta del Po, nelle cosiddette sacche, come la sacca degli Scardovari, del Canarin, di Goro, dove ormai il granchio blu ha fatto incetta di vongole ed è rimasto praticamente da solo, pressoché l'unica specie presente. Lì, infatti, il Ministero ha autorizzato l'utilizzo dello cosiddetto streghero, che è una piccola rete da traino, la larghezza della bocca è circa 1,5 m, anche meno, è alta per circa 40 centimetri, che riesce a pescare in modo selettivo il granchio blu. In modo selettivo significa che peschiamo solamente il granchio blu in un'area in cui siamo certi che c'è solamente il granchio blu ed è ad alta densità, mentre in altri Certo. contesti altri attrezzi utili possono essere certamente le nasse oppure i cogolli, che sono sempre dei sistemi simili ai passivi, cioè delle trappole che vengono innescate, quindi vengono messe all'interno dei richiami che poi fungono proprio per attirare i granchi che una volta all'interno rimangono intrappolati. Questo permette, qualora dovessero entrare specie non desiderate dal punto di vista della cattura, di rilasciare e di trattenere, di rilasciarle ancora vive e di trattenere solamente i granchi. Certo, sarebbe una soluzione forse anche più Sì, intelligente, tra virgolette, perché come hai spiegato benissimo te, la assolutamente, pesca a perché lo strascico va a strascico tutto prendere questo non tutto. lo consentirebbe, a parte Certo, va a l'impatto prendere un po' diretto tutto. che avrebbe sugli habitat costieri, quindi una distruzione diretta dell'habitat, andrebbe a catturare una grande varietà di organismi marini che, una volta essata la rete, ormai sarebbero morti o morenti, quindi ormai il rilascio non avrebbe assolutamente senso. Certo. Francesco, una domanda un pochino più generica ora, arrivati a questo Sì. punto, no? Negli ultimi anni sentiamo spessissimo parlare della presenza di specie aliene nel nostro paese, nel caso marino del granchio blu, caso terrestre ad esempio della Vespa orientalis. Voi ricercatori, esperti dell'ambiente, prevedete che ce ne saranno altre di specie aliene nei prossimi anni, considerato purtroppo l'emergenza climatica? Forse è quello il motivo. Purtroppo, oserei dire anche nei prossimi mesi, per quanto riguarda quantomeno l'ambito marino, che è quello poi di cui mi occupo, i cambiamenti climatici hanno certamente a che fare con questi processi, ma ricordiamo che le specie aliene arrivano nel Mar Mediterraneo sempre a causa dell'uomo, che può Certo, per le essere attività l'apertura del antropiche. canale di Suez,
possono essere le acque di zavorra delle navi, l'acquacultura, il rilascio di acquari. Poi la questione dei cambiamenti climatici, in particolare del riscaldamento delle acque, rende la vita sicuramente più facile a queste specie tropicali che riescono quindi a imporsi più facilmente nei nostri ecosistemi, quindi trovando un ambiente più caldo e più idoneo alle proprie esigenze ecologiche. Anche qui causando ingenti problemi poi a tutto l'ecosistema, no? Giustamente. Assolutamente tutte le specie invasive sono in grado di causare danni all'ecosistema e talvolta all'economia e purtroppo anche, in base al tipo di specie, alla salute dell'uomo. Per fortuna non tutte le specie aliene diventano invasive, ma solamente alcune di queste. Inoltre, molte specie aliene possono rimanere, fra virgolette, quiescenti, così come d'altronde è accaduto per il granchio blu, presente da ormai oltre 70 anni È nel vero, nostro sì. territorio, quindi rimanere a bassa densità fino a quando si presentano determinate condizioni ambientali favorevoli, e allora la specie esplode e inizia a moltiplicarsi a dismisura. Certo. Bene, io ho terminato il tempo a disposizione per questa prima parte, ma ti ringrazio, Francesco, un'analisi chiarissima, Grazie veramente a te, Elisa. Grazie, soddisfacente. Grazie davvero, ci risentiamo presto allora. a presto, buona giornata. Grazie. Bene, ci fermiamo per un breve minuto di pausa. Restate qui in nostra compagnia tra pochissimi istanti, l'evento autunnale di AISM per la ricerca contro la sclerosi multipla. Restate qui. Bentornati a Non Solo Roma, siamo ancora in diretta qui sul canale 14 per informarvi e fare il nostro consueto approfondimento giornalistico. Bene, torna come ogni anno la campagna di informazione e sensibilizzazione di AISMA con l'obiettivo di raccogliere fondi a favore della ricerca contro la sclerosi multipla. Mercoledì 4 ottobre, che è la giornata internazionale del dono ma anche della fratellanza, avrà luogo nelle principali piazze italiane l'evento autunnale La Mela di AISM, che proseguirà poi sabato 7 e domenica 8 ottobre. Quest'anno però l'associazione ha voluto puntare molto in alto nella sua campagna di sensibilizzazione, coinvolgendo, pensate, un volto ufficiale molto noto, lo chef Alessandro Borghese. Bene, noi ci facciamo ovviamente raccontare tutto da Francesca Di Giovanni, che è la vicepresidente AISM, sezione provinciale di Roma. Buongiorno Francesca, ben trovata. Buongiorno Elisa, bentrovati a voi, grazie per l'invito che ci avete fatto. Grazie a te, è un piacere per me. Mi permetto di darti del tu se sei Sì, come d'accordo. no, è un piacere anche per me, sì. Bene, allora la campagna autunnale di AISM sta per partire, mancano pochissimi giorni al 4 ottobre. Ti va di raccontarci un po' cosa sarà possibile fare nelle principali piazze italiane? Sì, allora noi saremo presenti con 14.000 volontari su 100 piazze a Roma e sulle più importanti piazze delle altre città italiane, naturalmente. Cosa si può fare? Come si può contribuire? Andiamo subito al punto. Si può Certo. scegliere la piazza più vicina alla propria abitazione per andare a prendere il proprio o i propri sacchetti. Saranno distribuiti sacchetti di mele da 1,8 kg con un'offerta minima di 10 euro con tre colori di mele, il giallo, il verde e il rosso, e si possono scegliere. Si può anche fare una bella esperienza di volontariato in gruppo che è molto interessante, dando, diciamo, un po', offrendo un po' del proprio tempo in uno di questi giorni che abbiamo nominato, il 4, il 7 o l'8 nelle piazze. Si può anche fare un'altra cosa molto bella, donare il sacchetto sospeso, un po' come il caffè sospeso che tutti conosciamo a Napoli, no? Il sacchetto sospeso è donare e destinare il sacchetto o i sacchetti a due enti benefici che si occupano solitamente di redistribuzione alimentare per le famiglie più bisognose, che sono quest'anno la Croce Rossa Italiana e la Comunità di Sant'Egidio. Quindi si può prenotare il sacchetto o i sacchetti presso la nostra sezione di Roma al numero 0647 43355 o sul sito aismroma.it, e noi penseremo poi a destinarlo a questi due enti.
Quindi c'è Un'altra. una doppia solidarietà in un certo senso, Sì, no? una doppia solidarietà in questo caso, sì, una Molto doppia bello. solidarietà. Sono enti che collaborano anche con noi e noi con loro, ovviamente, nelle loro raccolte. Un'altra modalità è adottare un cartone, cioè condividere questo evento con amici, parenti, conoscenti e ordinare direttamente un cartone che sarà consegnato gratuitamente dalla sezione di Roma. Il cartone contiene 11 sacchetti, quindi potete chiamarci e noi vi portiamo uno, due, tre, non so, più cartoni. Quindi ci sono diverse modalità, potete scegliere, possono scegliere le persone che vogliono aderire. Perché appunto i fondi andranno ad alimentare non solo la ricerca scientifica, ma anche a potenziare i servizi che tutte le sezioni dell'AISM offrono alle persone con sclerosi multipla e patologie correlate e alle loro famiglie. Si può Certo. fare anche una donazione online, a prescindere dal sacchetto, se una persona vuole donare, Chiaramente. può visitare il nostro sito. Francesca, ti va di raccontarci da quanto dura l'impegno di AISM nella lotta alla sclerosi multipla? Purtroppo è una patologia di cui soffrono tantissimi italiani in Italia. Abbiamo anche qualche numero per caso? Sì, allora l'AISM opera da 55 anni e sta accanto alle persone e alle famiglie. In Italia sono stimate 137.000 persone con sclerosi multipla, alle quali si aggiungono negli ultimi anni anche dai 1.500 ai 2.000 casi di patologie correlate, come la neuromielite ottica e tutto lo spettro di questo tipo di malattie, che è una malattia che ha sintomi simili alla sclerosi multipla, come la sclerosi multipla colpisce il sistema nervoso centrale, ma si manifesta il meccanismo, diciamo, in cui insorge è un po' diverso. Siamo arrivati ad individuare quest'altro tipo di malattie molto simili alla sclerosi multipla attraverso appunto l'investimento sulla ricerca. La sclerosi multipla è appunto una malattia del sistema nervoso centrale che colpisce essenzialmente i giovani dai 20 ai 40 anni. All'interno dei 137.000 il 10% riguarda l'infanzia, l'adolescenza. E il 50% invece donne, perché colpisce in massima parte le donne nel rapporto da 2 a 1, diciamo, come rispetto agli uomini. È una malattia imprevedibile, invalidante in molti casi, però si convive con la sclerosi multipla. Ormai negli ultimi anni, negli ultimi 20 anni, la ricerca ha rintracciato moltissimi farmaci che hanno rallentato il decorso della malattia notevolmente. Quindi si può convivere. La nostra attività è volta a migliorare la qualità della vita delle persone con sclerosi multipla e dei loro familiari, delle persone con patologie correlate. Ovviamente Certo. la ricerca ha uno scopo fondamentale, rintracciare la causa per Chiaramente. sconfiggerla. E ci vuole ancora molto, secondo te, Francesca, per rintracciare la causa, o forse siamo sulla strada buona? Siamo sulla strada buona sicuramente, abbiamo tanti risultati anche nell'ambito delle cellule staminali, ma io a questo proposito vi ricordo un numero solidale, il 45512, al quale si può donare direttamente da telefono fisso 2 euro, da telefono mobile da 5 a 10 euro, perché questo numero è collegato a un progetto molto speciale, un progetto particolare, il Promo Pro MS Digital Edition, che mira a valutare la progressione della malattia e a predirne l'andamento. Cosa vuol dire? In questo progetto sono stati coinvolti i pazienti, le persone con sclerosi multipla in maniera attiva e quindi i dati da loro riferiti su una serie di sintomi che sono stati ovviamente catalogati dagli scienziati, i dati forniti non sono più strumenti di valutazione clinica, ma diventano proprio strumenti di ricerca, strumenti scientifici, perché insieme ad altri dati permettono di dare valore a queste loro comunicazioni e a contribuire alla cosiddetta valutazione predittiva. Cosa vuol dire? Vuol dire che si può capire come
e se la malattia cambierà, e quindi adottare, pianificare e ottimizzarne la gestione. Ecco, questo è un altro ambito della ricerca scientifica che è già avanti. Certo. E Però è quindi. come dire, in un certo senso, che ci stiamo facendo aiutare un po' da questa tecnologia, no? Cioè, a qualcosa di buono davvero dovrà servire. Sì, anche l'intelligenza artificiale ci aiuterà Certo. molto. Sì, Certo. come dicevo prima, anche nel campo delle cellule staminali siamo molto avanti, siamo alla seconda fase di sperimentazione. Quindi noi siamo convinti che insieme, una conquista dopo l'altra, libereremo il mondo della sclerosi multipla Ma con ce i l'auguriamo nostri. davvero, ce l'auguriamo Sì. davvero, Francesca. Una domanda Sì. un pochino più specifica. Quali sono i primi campanelli di allarme che dovrebbero indurci a pensare che potremmo soffrire di sclerosi multipla? E se ci sono, ovviamente. Sì, ci sono disturbi visivi, i primi, i disturbi motori. Questi sono i più evidenti. La stanchezza. Questi disturbi associati anche tra loro possono far pensare, potrebbero non essere ovviamente associati alla sclerosi Chiaro. multipla, però un controllo in presenza di questo, questi sono i più frequenti, perché poi ci sono tanti sintomi che arrivano mano a mano e che si presentano di tanto in tanto nella forma recidivante remittente, perché possono arrivare tutti insieme, ma poi fermarsi per un lungo periodo e ricomparire. E quindi Certo. questi sono quelli a cui bisogna fare attenzione, sì. E ovviamente, come sempre, rivolgersi a Rivolgersi un'equipe medica ovviamente al preparata, neurologo, e prima di chiaro, tutti al neurologo e quindi al proprio medico di base, che indicherà ovviamente un centro clinico di riferimento. A Roma ce ne sono 14, 15, insomma, sì, che si occupano di sclerosi multipla e patologie correlate. Quindi il primo passo è il neurologo, poi di fronte a una diagnosi sarà il fisiatra, la riabilitazione. Quindi. certo. Noi ci auguriamo davvero però che la ricerca continui a fare passi da Sì. gigante, Francesca, e possa veramente, ecco, come hai detto tu, liberarci da questa patologia che ci rendiamo conto è davvero invalidante per tantissime persone, sotto certi punti di vista anche un po' sottovalutata, no? Cioè si tende un po' a relegarla all'angolino, invece è un qualcosa su cui bisogna fare più luce. Però voi con la vostra campagna immagino che ci state riuscendo davvero tantissimo. Sì, con la E campagna di ultimissima. Mele, sì. Ultimissima domanda Dimmi, dimmi, prima Lisa. di lasciarci andare, ti va di darci qualche dettaglio in più per la giornata del 4 ottobre? A Roma dove vi troviamo? Allora, a Roma saremo in tantissime piazze, l'elenco delle piazze dovrebbe già essere sul nostro sito. E se non lo è, Perfetto. lo sarà a momenti perché stiamo lavorando tutti incessantemente per convogliare tutti i volontari. Ringraziamo Alessandro Borghese, naturalmente, diciamo anche ai telespettatori che nel nostro sito troveranno anche molte ricette, anche di Alessandro Borghese. Ci sono anche altri Bene. due testimonial. E sono Antonella Ferrari, che è una persona con SM, un'attrice, una scrittrice, e anche Ivan Cottini, che è un ballerino. E però ecco, vi invito a utilizzare le nostre mele, comprate tanti sacchetti perché sono buonissime e aiutano tante persone ad avere una qualità della vita migliore. Assolutamente, assolutamente. Si fa un bel gesto che fa bene a noi e fa bene anche agli altri. Io Sì, ti ringrazio, a noi Francesca. fa molto bene. Grazie a voi, Infatti, grazie a te, Lisa, ti grazie per ringrazio la vostra. tantissimo, però prima di lasciarci facciamo vedere il video ufficiale della vostra campagna AISM. Come ogni anno nelle principali piazze italiane, torna l'appuntamento con la mela di AISM. Insieme facciamo sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire i servizi alle persone colpite, soprattutto giovani tra i 20 e i 40 anni. Scopri dove trovare il tuo sacchetto di mele su aism.it/mela. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti? Bene, allora facciamo davvero un bel gesto, lo ripetiamo per noi, ma anche e soprattutto per gli altri. Ci fermiamo nuovamente per un breve minuto di pausa. Restate qui a Non Solo Roma, tra pochissimi istanti, il consueto appuntamento del lunedì, l'approfondimento delle notizie che riguardano il territorio.
Bentornati a Non Solo Roma, seconda parte del nostro spazio dedicato all'informazione e all'approfondimento giornalistico. Il nostro appuntamento quindicinale fissato per oggi con l'informazione sulle notizie che riguardano il territorio. Andiamo in particolar modo nella provincia di Rieti e approfondiamo insieme tre notizie tra cronaca e sport. E faremo i nostri consueti appunto scambi di pensiero. Tutto questo con la redazione di Rieti in vetrina e Radio Mondo insieme a Pierluca Aguzzi. Buongiorno Pierluca, ben trovato a Non Solo Roma. Ben ritrovati. Ti ringrazio per la tua consueta presenza, spero insomma ti trovo bene, spero che tutto sia ok e partiamo sempre con una notizia ovviamente di cronaca, una notizia insomma che ci ha lasciato un po' atterriti, no? Perché dobbiamo andare sul Terminillo dove un uomo è precipitato su un costone roccioso ed è stato necessario addirittura l'intervento dell'elisoccorso. Esattamente, ci ritroviamo ancora una volta a parlare di un infortunio su montagna. Questo è successo domenica pomeriggio. Una donna originaria di Roma, di 53 anni, mentre percorreva un sentiero tra il Terminillo e il Terminilletto, è scivolata e precipitata addirittura fino a cadere su un costone roccioso. Ha riportato chiaramente fratture multiple. Sono intervenuti i soccorsi, dapprima il CN SAS, quindi il soccorso alpino speleologico. Il medico a bordo dell'elisoccorso ha messo in sicurezza la donna, dopodiché sono intervenuti anche gli altri sanitari, hanno vericellato la donna e poi la stessa è stata elitrasportata al Gemelli di Roma per gli altri trattamenti sanitari. Insieme a loro sono intervenute sia le forze dell'ordine che i vigili del fuoco. Chiedo scusa, tra le altre cose prima ho detto un uomo, grazie per la tua correzione Pierluca. Qui torniamo sempre però al discorso che abbiamo affrontato qualche tempo fa, no? Cioè della sicurezza in montagna. Innanzitutto si è capito come questa donna sia precipitata su questo costone roccioso, si è compresa la dinamica dei fatti? La dinamica ancora no, però per quanto riguarda quello che mi hai chiesto, diciamo c'è una parte di popolazione meno sensibile e ogni volta che accade questo, soprattutto sotto gli articoli, sono frequenti i commenti su quanti costi poi debbano essere sostenuti. Questi sono commenti freddi che chiaramente non sono neanche belli da leggere. No, chiaramente. C'è un collegamento tra chi purtroppo a questi commenti con la realtà, quella di un soccorso alpino o vigile fuoco o forze dell'ordine che comunque sia è sempre costante, è sempre presente e come abbiamo detto anche 15 giorni fa, perché purtroppo era già accaduto, sì. Era già accaduta una problematica di questo genere, si mette anche a rischio, no? La vita degli stessi soccorritori, perché poi i luoghi non sono dei luoghi facili da raggiungere, non è facile vericellare una persona ferita, quindi c'è da fare un plauso ai soccorritori e a tutta la macchina dei soccorsi che si mette sempre in moto. Certo, assolutamente, però in questo caso, no, è bene soprattutto ripetere un concetto, visto che qui cerchiamo anche di fare un po' informazioni di servizio, no, Pierluca. In montagna bisogna andare attrezzati appunto utilizzando gli strumenti giusti, no? Cioè non si può ad esempio frequentare luoghi di questo tipo con delle scarpe scivolose, che potrebbe sembrare una banalità ma invece è essenziale, o comunque portare sempre con sé degli strumenti che possano aiutarci in qualche modo a non incombere poi, ecco, in eventi di questo tipo, no? Invece secondo me molto spesso si tende un po' a semplificare, no? la classica passeggiata in montagna, invece bisogna andarci attrezzati. Corretto quello che dici tu e aggiungo anche che è necessario, fondamentale, il buon allenamento. Una persona deve prima conoscere il luogo, deve attrezzarsi e poi deve essere allenata, non ci si può improvvisare. Poi al di là delle cause che ogni incidente porta con sé, che può anche starci il fattore sfortuna, ma alla base bisogna conoscere il luogo che si attraversa, bisogna essere allenati, bisogna essere ben attrezzati, come dicevi tu.
Certo, assolutamente. Bene, ci auguriamo ovviamente che questa stagione invernale non dobbiamo sentire ancora notizie di questo tipo, no? Che ci sarà più Speriamo. attenzione da parte appunto degli escursionisti soprattutto, perché insomma la natura è un'ottima compagna, ma bisogna andarci insomma con il cervello, no? Ecco. E se sei d'accordo passiamo Esatto. allo sport, perché abbiamo due notizie importanti da approfondire, notizie positive, no? Perché parliamo di due vittorie insomma importanti. Cominciando da qui, un'ottima NPC Rieti vince e convince, lascio a te ovviamente tutti i dettagli. Grazie, esattamente. È iniziato il campionato di Serie B nazionale per la NPC Rieti, ha affrontato la PL Livorno battendola con una grande prestazione, soprattutto nel quarto-quarto. PL Livorno che aveva già incontrato la NPC battendola in Supercoppa, questa volta la NPC Rieti ha ribaltato completamente sia il risultato sia sia i rimbalzi, perché in Supercoppa la PL Livorno aveva messo in campo molta forza sotto i canestri, andando in vantaggio sui rimbalzi che poi sono valsi la vittoria. Qui in casa, nella giornata di domenica, invece è stata la NPC Rieti a fare la voce grossa sotto canestro e i rimbalzi sia difensivi che offensivi hanno permesso la vittoria finale anche con delle accortezze di coach Ponticello che ha messo in campo addirittura sia Agostini sia Cassar, diciamo i due giocatori lunghi, i due giocatori più alti della squadra, quindi in coppia Agostini da 4 e Cassar centrale e anche nelle dichiarazioni finali post gara. Coach Ponticello ha sottolineato come questa tipologia di gioco potrà essere vista più volte durante la stagione perché con Agostini e Cassar l'NPC Rieti è una delle squadre più forti sotto canestro, quindi più alte di tutto il campionato. PL Livorno che era data, è data tra le favorite alla vittoria del campionato finale, che comunque sia perde al Palazzo Giurner la prima di campionato, quindi grande vittoria per Rieti che fa ben sperare anche per il futuro. Una bella soddisfazione. Infatti stavo per chiederti proprio questo, no, sul futuro. Come la vedi quest'anno? Una stagione che si prospetta interessante? Bisogna sottolineare come anche il tifo presente al Palazzo Giunere sia stato molto acceso, c'è molta aspettativa. Si è partiti un po' in sordina, ma in realtà già dalla Supercoppa si è vista una squadra tonica, che ha voglia di vincere, molto giovane, e quindi, come detto anche da Coach Ponticello, l'NPC dovrà nel corso della stagione non avere paura di nessuno, rispettare tutti, ma deve puntare come primo step sicuramente ai playoff, assolutamente. Certo, speriamo ovviamente. Passiamo alla terza notizia, ancora di sport, Pierluca, e la RSR vince all'esordio in A2 battendo fuori casa la Fortitudo Agrigento, che qui insomma è una bella vittoria, una grande soddisfazione. Esattamente, grande esordio in Serie A2 per la Real Sebastiani di Rieti, anche lei vincente, importantissima vittoria perché è andata ad espugnare il campo della Fortitudo Agrigento che anche lei corazzata del campionato di Serie A2, una vittoria importante non solo nelle prestazioni ma anche proprio nel risultato finale perché addirittura nell'intervallo lungo la Real Sebastiani era sul più 20. Poi ha chiuso il match 67 a 75, grande prestazione di Johnson, ma di tutta quanta la squadra che si ritroverà per gli allenamenti già da martedì per affrontare al Palazzo Giurner la settimana prossima a Torino. Quindi ci sarà l'esordio in casa per la Real Sebastiani che ha già conquistato 2 punti pesanti. Anche qui c'è da dire che la Real Sebastiani ha un roster molto importante. E la prospettiva è quella di entrare agevolmente nei playoff, quindi speriamo anche per loro di ben figurare nel campionato. Certo, e anche qui però vorrei farti la stessa domanda, come la vedi invece questa di stagione? Anche qui ci sono buone prospettive o bisogna aspettare ancora un po'? Diciamo che le prospettive qui sono molto alte perché il roster è davvero importante, quindi
Diciamo sì, entrare nei playoff è un primo step, ma si può anche puntare a qualcosa di più, almeno chiaramente sulla carta. Poi ogni campionato ha le sue insidie, ha le sue variabili, però sulla carta si può puntare in alto. Beh, no, ce l'auguriamo, anche perché insomma è una grande soddisfazione per la vostra città, no? Che devo dire, con lo sport fa parlare molto bene di sé, Pierluca, o no? Fa parlare bene, e poi diciamo che il basket a Rieti è lo sport principale, quindi gli appassionati sono tanti, anche se si dividono tra le due squadre, però il Palasur Junior insomma è un fortino, e vederle ambire anche alla vittoria finale fa sempre piacere per tutti i tifosi, per Beh, tutta la certo, città. ovviamente, assolutamente. Immaginiamo che ci siano tra le altre cose tantissime eccellenze, no? Tantissimi ragazzi veramente che potrebbero avere davvero tanto successo e ci auguriamo ovviamente che arrivi quel successo sperato. Ti ringrazio per Luca, per la tua consueta presenza qui in questo spazio. Noi ci ritroviamo esattamente tra 15 giorni e ricordo ovviamente ai nostri telespettatori che Rieti in Vetrina è quotidianamente aggiornato con tutte le notizie di cronaca, attualità ovviamente anche sport che riguardano proprio il territorio reatino. Ti ringrazio Pierluca, allora buon proseguimento di giornata e ci vediamo tra 2 lunedì. A Grazie a voi e buon proseguimento. presto. Bene, ci fermiamo nuovamente per un breve minuto di pausa, restate ancora qui in nostra compagnia a Non Solo Roma, tra pochissimi istanti vi parliamo di un evento che si terrà tra pochissimi giorni nella capitale che coinvolge gli amanti del fumetto, insomma un appuntamento imperdibile, restate qui. Bentornati a Non Solo Roma, ultima parte del nostro spazio dedicato all'informazione e all'approfondimento giornalistico. Bene, è tutto pronto per la kermesse di 4 giorni nella capitale per la 31ª edizione del ROMIX, il Festival Internazionale del Fumetto, che si terrà dal 5 all'8 ottobre. I 5 padiglioni della Fiera di Roma ospiteranno circa 350 espositori, pronti ad accogliere il grande pubblico, gli appassionati, chiedo scusa, semplicemente i curiosi. Numerose le collaborazioni istituzionali, si rinnova ad esempio quella con la Regione Lazio e la Camera di Commercio di Roma per valorizzare le numerose industrie culturali e creative presenti nel territorio. Saranno dunque presenti workshop, laboratori, talk, espositori e molto altro. Ovviamente tutti i dettagli ci saranno raccontati in questa ultima parte di Non Solo Roma direttamente dalla direttrice artistica del ROM, Sabrina Parucca, a cui do il mio benvenuto in collegamento video. Buongiorno Sabrina, ben trovata. Buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo pronti. Siete pronti? È tutto pronto? Manca pochissimo, in effetti, 4 ottobre, mancano giusto un paio di giornate, però io vorrei che tu ci raccontassi tutte le novità di questa 31ª edizione, un bel traguardo, devo dire, no? Eh sì, veramente tante edizioni, una più bella dell'altra, lasciatemi dire, ma questa ha un programma veramente incredibile. Come dicevi, tantissimi gli appuntamenti nei 5 padiglioni, con diversi palchi, con eventi in contemporanea. Quest'anno noi andiamo a celebrare tre grandi figure del mondo del fumetto e del cinema, perché appunto ROMIX guarda in maniera multimediale, trasversale a tutti i mondi della creatività. Quindi partiamo proprio con l'autore premiato con il ROMIX d'oro, quindi il premio alla carriera Roberto Diso, che è la matita che ha dato praticamente vita a Mister No, scritto da Sergio Bonelli. È un autore con una lunghissima carriera alle spalle, è ancora molto operativo e di lui vedremo ben 80 tavole originali selezionate, mai diciamo, molte delle quali neanche mai mostrate, insomma, di Mister No e Tex. Ah, quindi E degli poi passiamo lì. inediti. Sì, diciamo che lì abbiamo avuto la fortuna proprio di scegliere queste tavole nel suo archivio, nel suo studio, che come immaginate dove ci sono migliaia e migliaia di originali Wow. disegnati da lui in questa lunghissima carriera, oltre 30 anni di Mister No e poi tanti altri personaggi. E poi ecco, passiamo al mondo del cinema, con una figura
molto interessante, che è Richard Anderson, che è proprio un artista che si occupa della creazione diciamo, dei mondi immaginari che stanno dietro poi ai game e ai grandi film. Ad esempio, lui si è occupato delle scenografie di Guardiani della Galassia e di tanti titoli come Moon Knight, Capitan Marvel e così via. Quindi è una figura che è dietro proprio al concetto dell'elaborazione di una ripresa cinematografica, quindi quello che è il concept designer, una figura molto interessante, sempre legata appunto ai mondi della creatività. E poi, per chiudere un po' questo quadro degli autori premiati con il Romix d'Oro, andiamo invece sul fumetto americano Marvel DC con Degan Shalvey, che ha lavorato a tantissimi titoli legati ai supereroi, nonché a storie molto particolari e interessanti di Image Comics. Quindi anche in questo caso profili molto diversi che danno testimonianza di un mondo veramente ricco e ampio. Infatti, ma Sabrina, ultimamente si parla spesso, no, del fatto che ci sono alcuni, diciamo, alcuni che pensano che il fumetto ormai stia andando un po' in decadenza, no? Cioè che nessuno legga più i fumetti come una volta, che erano un po' un genere che ha fatto un vero e proprio boom, no? In alcuni decenni. Ma è realmente così? In base a quello che possiamo vedere da chi visita il Romix, da chi si reca alla Fiera di Roma ogni anno, forse potremmo sostenere un po' il contrario, no? Eh sì, diciamo che è una stagione molto diversa questa, molto interessante, perché innanzitutto si può dire che le fasce d'età che legge i fumetti si è ampliata in realtà. Oggi abbiamo a disposizione, oltre chiaramente ai titoli italiani, tantissimi anche titoli che vengono dal Giappone, quindi i manga, il fumetto supereroistico americano, il fumetto francese, quindi il fumetto franco-belga, che sono anche formati molto diversi, no? E c'è la grande stagione anche dei graphic novel, no? Quindi il fumetto autoconclusivo, che in questi ultimi anni, se insomma avete fatto un po' caso, ha conquistato un po' le librerie. E quindi Sì. anche un tipo di lettore che prima magari non si avvicinava al fumetto seriale, ad esempio, si è avvicinato al fumetto in questa forma diversa. Quindi probabilmente troviamo sicuramente meno fumetto in edicola, sempre di più nelle librerie o nelle fumetterie che sono le librerie specializzate sul fumetto. Quindi è Allora, cambiata un in questo po' senso la modalità. è esatto, potremmo anche dire che è un po' cresciuta la sua valutazione, no? In un certo senso, perché se prima era relegato Sì. soltanto alle edicole, adesso lo troviamo nei negozi specializzati, quindi in Sì, realtà. diciamo che comunque il fumetto finalmente sta avendo quel riconoscimento, diciamo anche giusto un po', no? Che deve avere come forma anche d'arte, perché lo è nella maniera più assoluta, una forma d'arte narrativa e allo stesso tempo appunto grafica, e sicuramente si sta andando verso una sensibilità diversa, una sensibilità maggiore. Se pensiamo anche a quanto ad esempio il fumetto in questi anni, soprattutto molte graphic novel, si sia avvicinato anche a tematiche, abbia raccontato tematiche importanti, quale ad esempio la condizione femminile, piuttosto che Esatto, altri beh, temi urgenti della contemporaneità. lo possiamo citare però Sabrina Zero Calcare, no? Assolutamente un caso straordinario Sì. di fumetto, appunto, poi che è passato anche al formato seriale, no? Quindi con grande successo televisivo, eccetera, e che devo dire ha in qualche modo anche in questo caso messo d'accordo diverse generazioni, no? E diversi tipi di lettori, quindi un caso estremamente importante, ecco. E poi ecco Verissimo. un'altra cosa che vorrei aggiungere è la grande scuola di talenti comunque italiana nel mondo del fumetto, nel senso che comunque possiamo essere orgogliosi di avere tra gli artisti più bravi, che ti dico la verità, sono contesi molto nel fumetto americano, anche nel fumetto francese. Ecco, è passata l'immagine del manifesto disegnato da Gabriele Dellotto, che è uno straordinario illustratore, grande riferimento per il fumetto Marvel e DC, che quest'anno ha realizzato, il manifesto che accompagna questa edizione. Insomma, che straordinario questo Certo. Superman, poi visto dall'alto.
che attraversa la città piuttosto che essere visto sempre, no, dal basso. In qualche modo stiamo volando con lui. Questo è un po' il concetto che Che dell'Ottocento avete voleva voluto anche esprimere, no? un po' Certo. Sabrina, no? Ecco. una E poi domanda. se... Prego, prego. No, mi è venuto in mente rispetto, siamo nell'America e volevo ricordare un'altra celebrazione, perché sono gli 85 anni di Superman, ma quest'anno festeggiamo i 40 di Creamy Mami, che è una serie molto conosciuta, una serie giapponese che ha, diciamo, preso i cuori di tante generazioni, l'incantevole Creamy, e che quest'anno verrà festeggiata anche con la presenza dell'autrice, Io la della Natalie. guardavo, io la guardavo, posso ammetterlo, Chi non la quindi guardava? fa parte un po' della mia generazione, no? In un certo senso. Ora io vorrei farti una domanda che spero non ti metta troppo in difficoltà, perché ovviamente essendo direttrice artistica del Romix, immagino che a te piacciono tutti i fumettisti italiani, però volevo chiederti se tu ne prediligi qualcuno in particolare, cioè il tuo preferito, quello a cui sei più legata. Ah, che domanda interessante, mamma mia. Beh, devo dire che ho tante passioni, ovviamente, Certo. che attraversano. Soprattutto mi piace leggere comunque i grandi maestri del passato, anche, o comunque noi abbiamo degli illustratori fantastici, quindi magari forse sarà un po' ovvio, ma insomma, se ti faccio il nome di Battaglia, di Toppi, di Manara e di Certo. Mattotti, insomma, e Impossibile poi non ecco, ce ne sono conoscerli. veramente tanti anche delle nuove generazioni, ma che insomma adesso non ti sento, non mi sento di sottolinearti, insomma, qualcuno in particolare. Certo. Però ti posso assicurare che stiamo vivendo anche a livello appunto artistico una bellissima stagione, e con tanti anche nuovi fumettisti e fumettiste, quindi che finalmente entrano a pieno titolo anche nel mondo della creatività dalla parte del fumetto, ecco. E infatti vedevo sul sito apposito del Romix, quello che vi abbiamo fatto vedere prima, ecco, i grandi maestri del fumetto, dell'illustrazione e del cinema internazionale insigniti nelle precedenti edizioni con il Romix d'oro. Ci sono veramente dei nomi incredibili e sono soprattutto tantissimi. Quindi sta anche a dimostrazione del fatto che questo genere è davvero apprezzato e amato in tutto il mondo, a prescindere dalle generazioni, no? Perché vediamo anche personaggi con età molto diverse tra di loro, Sì, no, Sabrina? assolutamente, perché il Romix d'oro è sì un premio alla carriera, ma è anche un riconoscimento a chi comunque nel corso della sua carriera sta cambiando qualcosa, no? Ha dato già veramente Certo. tanto. Quindi, diciamo, non arriva a conclusione della carriera, a volte succede, a volte no. Comunque è proprio un riconoscimento a chi sta colpendo, no? In maniera potente l'immaginario in questo momento. Infatti, e Quindi, soprattutto riesce a trasmettere un messaggio che è quello che fanno un po' i fumettisti con le loro opere, no? Messaggi che esatto, arrivano veramente dritti. Allora, noi abbiamo terminato il tempo a emozioni. disposizione. Ma ti voglio ringraziare Sabrina, voglio soprattutto che tu insomma, ci ricordi orari dal 5 ottobre fino all'8 ottobre e vi troviamo ovviamente alla Esatto. Fiera di Roma, no? Alla Fiera di Roma, l'apertura è dalle 10 alle 20 e vi ricordo una cosa importante, che i biglietti si possono fare online, Ah, soltanto online, perfetto. quindi è un metodo facile, veloce e comodo. Grazie Bene, grazie davvero Sabrina, è stato un piacere. a voi. A presto. Anche per oggi il tempo a nostra disposizione è terminato. Torniamo nuovamente domani a partire dalle 13 con un nuovo appuntamento di Non Solo Roma. Vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di giornata sempre sulle nostre reti. Non solo Roma, le notizie dalla regione con Elisa Mariani.